Cari telespettatori, rieccoci insieme. Poi, come ogni venerdì, siamo supportati naturalmente dallo Spicci Gelle per parlare, questa volta sì, di anziani, pensionati e non pensionati, persone anziane, che in questo momento, come nella scorsa edizione, chiamiamola così, di chiusure varie, di patologia estremamente diffusa, di rischio contagio, si sono sentite anche messe un po' in un angolo e comunque particolarmente segregate. Allora, cosa sta succedendo? Per parlare di questo, per affrontare anche tante altre questioni che stanno emergendo, per capire cosa il sindacato fa, perché tante volte voi poi ci interpellate, ma diteci cosa sta facendo il sindacato passo dopo passo, ma va a interagire con il governo perché questo, per quest'altro. Beh, noi abbiamo la segretaria regionale, ben arrivata generale, grazie di essere qui con noi, Elena Di Gregorio dello Spicci Gelle del Veneto, grazie segretaria di essere qui con noi. Così ci fa un po' il punto della situazione, tranquillizzando i nostri telespettatori. Siamo collegati con Nicoletta Biancardi, segretaria generale Spicci Gelle di Rovigo. Ben arrivata anche a lei, segretaria. Grazie, buongiorno a tutti. Perché anche a lei. Faremo un focus un po' particolare sul territorio di Rovigo, sulla provincia, per delle peculiarità e poi le vedremo insieme. Situazione in generale. Allora, lo dicevamo, stavamo intanto noi chiacchierando fuori onda, spaziando da una parte all'altra, però voi intanto vi siete un po' alterati per l'osservazione che è stata fatta da parte del governo inizialmente, che voleva recludere gli over 60, over 65, adesso non ricordo, e c'è stato anche, è stato il secondo tentativo praticamente, no? Sì. Allora, noi intanto devo dire che siamo molto preoccupati per la situazione del paese, della nostra regione, dei cittadini, degli anziani in particolare. Non ci è piaciuto questo balletto di responsabilità tra i presidenti delle regioni e il governo, l'abbiamo trovato veramente indegno, diciamo, della gravità della situazione, no? Quindi io credo che sia un momento in cui tutti siamo chiamati ad assumerci le responsabilità, a fare la nostra parte, a rispettare le regole. Quindi questo tentativo di annacquare, no, le regole nazionali non ha nessun senso, perché prima di tutto viene la salute dei cittadini e noi come singole persone, giovani, lavoratori, lavoratrici, pensionati, dobbiamo appunto contribuire a questa lotta che è molto, no, molto pesante, perché la situazione lo vediamo ogni giorno, i numeri sono drammatici, dobbiamo ognuno di noi responsabilmente fare la propria parte, è una questione di rispetto degli altri, no? È un rispetto di se stesso e di rispetto appunto anche dei propri cari e parlo in particolare poi degli anziani, dei nostri nonni, di quelli che di volta in volta vengono usati o gettati in un angolo a seconda del bisogno. Cos'era successo? Perché poi non tutti sono al corrente delle situazioni, non tutti hanno modo di anche guardare i quotidiani. Cos'è che vi ha fatto saltare sulla sedia? In particolare c'è stata, diciamo, una dichiarazione pesantissima, proprio brutta, violenta, del presidente della regione Liguria, che parlando dei morti della propria regione ha detto sì, su 25 decessi 22 però riguardano pensionati che non partecipano allo sforzo produttivo del paese, quindi dando un messaggio che tanto sono anziani, sono pensionati, non sono utili e quindi possono anche morire. Poi ovviamente ha rettificato, perché si è reso conto della gravità di questa affermazione, ma dietro c'è un pensiero appunto che tende a misurare la vita e il valore di ognuno di noi in base all'utilità economica. Ecco, questa visione economistica della salute e del nostro diritto di cittadinanza credo che sia la cosa più grave e più sbagliata che possa accadere. Il messaggio proprio in sé per sé. Sì, il messaggio, un pensiero, no? che così, non certo con queste modalità così eclatanti, ma che a volte, no, percepiamo, no? Perché da tempo nella nostra società si sono abbandonati gli anziani ai propri destini, quindi non c'è la giusta attenzione, la giusta cura, ed è sbagliato, oltre che cinico e ingiusto e offensivo, giustamente, no, i nostri anziani, noi tutti abbiamo reagito, ci siamo indignati e
c'è stata per fortuna anche una reazione molto forte anche da parte del mondo della cultura, da intellettuali che poi insomma anche no, hanno una parte insomma, in età anziana appunto. Però è anche sbagliato proprio come analisi, perché significa non conoscere l'apporto che gli anziani danno invece alla società. Noi siamo un asse portante di quello che è il welfare di questo paese. Se noi guardiamo, ma lo sappiamo, lo vediamo nelle nostre case, i nonni sono quelli che si prendono cura dei figli. Senza i nonni molte giovani coppie non potrebbero permettersi di lavorare, no, e di appunto fare figli. Noi abbiamo un calo del tasso di natalità molto preoccupante nella nostra regione, lo denunciamo spesso, è una regione che invecchia, il 23% della nostra popolazione ha più di 63 anni, non si fanno figli, ma in parte è una responsabilità anche di un'assenza di un sistema di servizi che consenta la conciliazione, e i nonni svolgono questo ruolo preziosissimo, importante di aiuto. Ma non gli solo. Anziani nelle case di riposo, abbandonati a se stessi, ricordate, sì. Giovani, se tutto va bene saremo tutti anziani prima o poi, dice un messaggio. Certo, se va bene appunto la migliore cosa che ci possa capitare è quella di invecchiare, quindi ci vuole un pensiero lungo anche rispetto alle prospettive del paese, ma i nonni sono anche quelli che con le proprie pensioni aiutano i giovani, quindi non c'è una contrapposizione generazionale, noi lo sappiamo, l'abbiamo visto anche con questa crisi, ma già anche con la crisi economica del 2008, la forte precarietà che attraversa ormai il mondo del lavoro e che va assolutamente affrontata, perché è una delle più grandi criticità della nostra, del nostro modello di sviluppo, porta, no, a una fragilità anche della, no, della capacità dei giovani, no, di vivere e di essere autonomi. Ecco che in molti casi la pensione del nonno o della nonna diventa un ammortizzatore sociale. Noi avevamo fatto un questionario pochi anni fa proprio su questo e dalle risposte era emerso che un terzo dei pensionati veneti dichiarava di aiutare economicamente i propri figli o nipoti, quindi è un contributo molto importante. Assolutamente. Ma se noi poi guardiamo anche il volontariato, le associazioni di volontariato sono molto abitate e tenute in piedi dai pensionati, che hanno energia, che hanno voglia, che hanno capacità, che hanno motivazione di essere utili alla società. E hanno anche più tempo che possono... Che hanno quel tempo che appunto che ad altri manca, ma che decidono appunto di non dedicarlo a se stessi, ma dedicarlo agli altri, con un grande sforzo di solidarietà, di generosità. Quindi ritenere che i pensionati siano improduttivi è assolutamente proprio sbagliato e ingiusto, anche perché... Se poi la volessimo leggere in termini economici, sono una, no, una fascia che tiene in piedi in maniera significativa l'economia, perché sono quelli che, no, consumano beni e servizi. Anche qui c'è stata un'indagine recente della Fondazione di Vittorio, Centro Studi della CGIL, che ci dice insomma, che 3 su 5 dei pensionati sono quelli che tengono in vita i negozi di quartieri di prossimità. Sì. E noi sappiamo quanto siano importanti, l'abbiamo visto con la fase di lockdown, no? Quanto sia importante che ci siano i negozi vicino, no, alle residenze, che consentono anche la, no, appunto di fare la spesa, ma è un'economia, è un sistema economico che fa parte, no, che genera, certo, crescita, che genera sviluppo. Però di fatto gli anziani sono anche i più esposti, purtroppo sono stati una percentuale importante che sono e vengono tuttora colpiti dal virus in modo pesante, soprattutto se ci sono patologie pregresse, il che è più facile, più avanti l'età, più facile che uno abbia una patologia pregressa. Come si può attuare una forma di tutela che però non vada a discapito anche della persona, della vita della persona? Ma siete ancora dell'idea che gli immigrati ci pagheranno la pensione? Vabbè. Ecco, come si potrebbe fare? Perché in questo modo si tengono in piedi le relazioni intraparentali, che sono ormai state conclamate come rischiosissime, perché il virus si propaga nell'ambito delle famiglie. Si mette quindi a rischio non certo il ragazzo, il bambino che se la passa tranquillamente, anche dovesse ammalarsi in una settimana è guarito, ma la persona più anziana.
C'è un problema di fatto, perché per loro è rischioso più che non altre persone, però devono in qualche modo restare sempre attivi, partecipi e non segregati. E qui si va per la politica invece di segregazione generale, perché la soluzione sembra il lockdown, no? Quello è la soluzione dei problemi. Ma allora, è dilemma. No, la situazione è effettivamente molto, molto complessa, ma non ci sono scorciatoie, non ci sono soluzioni semplicistiche appunto che ci esimano dall'affrontare questa complessità. Quando dicevo prima, facevo appello al senso di responsabilità di ognuno, a partire dalle istituzioni, da chi ci governa, ma fino alla singola persona, mi riferivo proprio a questo, nel senso che abbiamo delle indicazioni, abbiamo delle norme e siamo tutti quanti chiamati a rispettarle in maniera rigorosa, perché ne va della nostra salute, oltre che della salute delle persone che ci sono vicine, dei nostri cari. E però la soluzione non è sicuramente quella di segregare fasce di popolazione, siano gli anziani, siano quelli che hanno problemi di salute, gli handicappati, cioè diventa una situazione che assolutamente è ingestibile da questo punto di vista, ma nemmeno utile anche a sentire, no, quelli che sono gli studi, anche degli studi medici rispetto a questo. Bisogna trovare e dare delle risposte in termini di assistenza. Se noi vogliamo che gli anziani stiano a casa, bisogna che si diano delle risposte affinché questo possa avvenire. Noi sappiamo che in Veneto abbiamo più di 210.000 over 80enni che vivono soli, in gran parte poi sono donne. Ecco, come si affronta? Che tipo di risposte dà la nostra regione rispetto a questo tema? Perché se si dice semplicemente state a casa, è chiaro che è impraticabile, no? E non è la soluzione, ma bisognerebbe, noi lo chiediamo da tempo, mettere in piedi un sistema di servizi, di assistenza che possa consentire, no, una scelta, no, rispetto a questa modalità. Pensiamo a quello che è successo durante il lockdown, la difficoltà per i farmaci, per la spesa e il tema drammatico della solitudine, che io non sottovaluterei, perché c'è una malattia che è quella fisica, ci sono le cronicità, ma noi sappiamo che abbiamo una percentuale molto elevata di depressione nelle persone anziane sole, e quindi il tema della relazione è vitale per i nostri anziani, perché senza relazioni affettive si ammalano e muoiono molto prima. Quindi questo deve far parte dell'assunzione di responsabilità e della cura, quindi l'attenzione alla relazione con gli anziani. Assolutamente, c'era il messaggio prima, vediamo se la regia me lo riesce a mettere in onda nuovamente, che parlava appunto di situazioni di piccoli paesi, che nei piccoli paesi da un lato per l'anziano è positivo, però se finiamo in zona arancione non ti puoi neanche muovere. Vediamo appunto il messaggio dalla regia se riesce a recuperarlo. Eccolo qua. Ma se andiamo in arancione e quindi non si può uscire dal proprio comune, nei paesotti con 2.000 abitanti dove non c'è nulla, che si fa? Soprattutto gli anziani, meglio prendere residenza in una grossa città, dove peraltro è più rischioso, però è la paura proprio appunto nei comuni più piccoli, parlando anche nella precedente edizione con i sindaci, dicevano che era pesante la situazione per gli anziani. Sì, qui c'è un tema che stiamo affrontando da tempo, che è quello dello spopolamento delle aree interne, quindi dei piccoli comuni, e di una eccessiva urbanizzazione, che comporta poi delle altre problematiche, perché poi è vero che hai più servizi nelle grandi città, ma c'è appunto il tema che non sai nessuno, no? Non hai relazioni, è molto più complicato costruire anche quella rete di sostegno. Dobbiamo anche tener conto che c'è un altro elemento di criticità, che è quello della trasformazione delle famiglie, perché prima gli anziani erano inseriti in una rete relazionale, in una famiglia che vivevano in famiglia, farsene carico. Adesso abbiamo famiglie sempre più, no, molto più ristrette, si fanno meno figli, nuclei familiari in cui c'è solo un genitore con un figlio, i nostri figli emigrano per andare a lavorare, emigrano all'estero ma anche in altre regioni che sono più attrattive del Veneto, lo sappiamo, abbiamo un flusso in uscita dal Veneto significativo, e questa lontananza poi fa sì che quando si diventa più anziani e si ha bisogno anche di assistenza, di vicinanza,
vicinanza non sia possibile garantirlo più con la rete familiare. Per questo c'è bisogno di intervento pubblico, c'è bisogno che vengano stanziate delle risorse, e il governo ha dato, no, delle risorse in questo senso, perché venga sviluppata maggiormente l'assistenza, cioè che il pubblico costituisca quella rete di sostegno che non può essere delegata più alla che è comodo che lo faccia la famiglia, perché tutto risparmia soldi lo Stato, però la famiglia non è che può sopperire a tutto. Ma non già ce deve la fa, non è più possibile, sia dal punto di vista economico, l'abbiamo già visto con i costi delle non autosufficienti, ma nemmeno da questo punto di vista relazionale. Andiamo in pubblicità, pochi secondi, restate con noi, poi riprendiamo il nostro collegamento anche per capire la piazza di Rovigo, tra virgolette, cosa sta succedendo e anche le iniziative che vengono fatte, le problematiche, tra poco.